questo incontro che è il 15° convegno dei centri interculturali della rete nazionale. E, come sapete, la rete nazionale dei centri interculturali ogni anno da 15 anni organizza questo incontro e lo fa scegliendo di volta in volta una diversa città, in accordo ovviamente insomma con gli enti del territorio e con i comuni che gestiscono servizi interculturali. E già l'anno scorso abbiamo provato a ospitarlo a Napoli, ma non c'erano le condizioni per poterlo fare, insomma ci siamo più o meno riusciti quest'anno. Io devo ringraziare i tre centri promotori, che sono quello di Milano, di Torino e di Arezzo, per aver, come dire, accolto la nostra candidatura, perché ritengo che in questo momento Napoli abbia, diciamo, particolare bisogno di confrontarsi su questi temi, sui temi dell'intercultura, della convivenza. Ha bisogno di riflettere su questi temi perché, per due motivi, credo. In primo luogo perché soltanto, diciamo, finora si è soltanto, come dire, affacciata Napoli a queste tematiche e alle problematiche ad esso connesse. Si è soltanto affacciata probabilmente perché come dire, i processi di stabilizzazione dei flussi migratori sono stati un po' più lenti che in altre realtà, perché questa regione, insomma Napoli, ma insomma, tutto sommato l'intera regione, negli anni passati si è maggiormente caratterizzata come un'area di transito, comunque di soggiorno temporaneo dell'immigrazione. E questo non significa che non ci siano state esperienze, insomma, riflessioni, pratiche interculturali, ma che tutto sommato, diciamo, sono andati un po' più lente che in altri insomma, contesti italiani. La seconda generazione, insomma, il ricongiungimento delle famiglie, insomma, e nel complesso i processi di distanzialità della presenza straniera stanno tuttavia, insomma, avvenendo con una velocità, insomma, abbastanza elevata. E questo, diciamo, tutto sommato ci fa riflettere che, come dire, questo ritardo può diventare da un certo punto di vista un vantaggio, se noi sappiamo, ovviamente, insomma, parlo per Napoli, se noi sappiamo coglierlo, un vantaggio se noi sappiamo confrontarci tra di noi, confrontarci, diciamo, di continuo su queste tematiche, e se sappiamo ovviamente imparare dagli altri, che non significa ovviamente copiare delle esperienze, ma in qualche modo saper dialogare e riportare, insomma, nel nostro territorio, insomma, delle pratiche, ovviamente con tutti gli aggiustamenti, insomma, di cui è necessario. Il secondo motivo per il quale credo che sia in questo momento, come dire, particolarmente importante riflettere su questi temi è che Napoli, io credo che stia attraversando, insomma, un po' la valutazione che facevamo nel proporre la candidatura di questa città, sta attraversando una fase abbastanza complicata, insomma non è una cosa di per sé recente, insomma sono un po' di anni se ci guardiamo indietro, e questa, diciamo, fase delicata in qualche modo sta, ovviamente non solo per motivi interni alla città, ma anche, insomma, per fattori esterni, sta in qualche modo come dire, facendo venir meno quella sorta di equilibrio che aveva caratterizzato nel passato questo territorio, e se volete, insomma, molto spesso si trattava di sottoequilibri, equilibri nella marginalità, che tuttavia voglio dire, avevano fatto sì che Napoli fosse una città accogliente nei confronti dei migranti. Beh, insomma, tanti fattori, ripeto, interni ed esterni, insomma, non tra ultimi la crisi economica, stanno, come dire, creando delle situazioni di potenziale conflitto, e questo ovviamente ci preoccupa, insomma, e credo che sia, come dire, importante come dire, riflettere su questi aspetti per evitare, insomma, che ciò accada. A questo proposito, insomma, forse è in questo senso va letto anche l'episodio oggi riportato sui giornali degli scontri che ci sono stati ieri avanti alla questura, insomma, tra un gruppo di migranti e la polizia. E veniamo al tema dell'incontro di oggi. L'incontro di oggi, insomma, il tema che è stato scelto, insomma, poi il titolo del convegno è Abitare le differenze, fare intercultura tra fragilità, distanze e risorse del territorio. Ce ne vogliamo discutere oggi di questo, insomma, in realtà già si è partiti stamattina con i gruppi di lavoro, ma insomma le relazioni che oggi pomeriggio, insomma, saranno esposte, insomma, in realtà ci aiutano a riflettere su questa fragilità e sulle risorse del territorio che sono necessarie per poter fare intercultura, insomma, anche in momenti di crisi, anche in momenti, insomma, in contesti complicati.
La finisco qui, insomma, do la parola subito a Goffredo Fofi che ci farà una relazione, un intervento su fare interculture in un contesto di incertezza antropologica e culturale. Penso che il microfono è lo stesso.